In generale, ho chiesto e ho dato disponibilità al Presidente del Consiglio. Innanzitutto ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura. Però è pur vero che, siccome la riapertura deve essere nazionale, il piano noi lo mettiamo ad utile contributo di quello che sarà un piano nazionale che magari valuterà, che so, le fasce di età piuttosto che, ma vi dico degli aspetti che si dovranno necessariamente valutare, piuttosto che il tema del numero di lavoratori, i dispositivi da avere in azienda e altri particolari accorgimenti. A questo si aggiunge il test sierologico e i test in generale, che sono cosa del mondo scientifico. Non tirateci dentro in questo dibattito che a volte noi consideriamo lunare, dove scienziati dissentono da dichiarazioni di altri scienziati. E che uno dice, se lo vedo con la siringa in mano, mi domando se mi fa male o mi fa bene a quel punto, no? Mettetevi nei panni di noi cittadini che assistiamo a questo dibattito. La verità è che se ci sono procedure che vengono validate dal mondo scientifico, noi siamo pronti ad applicarle alla riapertura. Questo è poco ma sicuro. A me non sembra una suggestione il tema di dire che se uno ha gli anticorpi e vengono trovati con il prelievo del sangue, l'analisi sierologica, possa avere la patente di immunizzato.